Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché appunto parliamo del banner. Parliamo del banner che molto probabilmente uscirà stanotte, quindi domani in teoria, dove avremo come protagonisti Barrett ed Eris. È un banner che ovviamente farà parte della celebrazione di Natale del nostro gioco, finendo per l'appunto la collab di Final Fantasy 9, e direi anche grazie al cielo, ci potremo concentrare finalmente sui nuovi eventi, che saranno per l'appunto la hunt della Hell House e successivamente l'evento di Natale, che continuerà ad andare avanti almeno fino al 14. Per quanto riguarda le quest, e poi per tutto quello che si potrà fare andremo oltre fino al 27, se non mi ricordo male, quindi avremo modo comunque di sfruttare poi l'evento di Natale fino in fondo. Banner che vede come protagonisti Barrett ed Eris, con due armi che sinceramente non mi entusiasmano. Non mi entusiasmano perché Barrett ottiene la micro laser come arma che sblocca l'attacco Stalwart Fate, dove abbiamo appunto la possibilità di incrementare l'attacco magico, curare in base al 13% del nostro healing potencies e poi applicare anche regen al nostro alleato, che fondamentalmente parlando è la stessa identica cosa che si può ottenere anche dall'arma collab di Eris. Quindi se già avete comunque l'arma collab di Eris, questa è un'arma che comunque fa ridondanza nell'account. Perché fa ridondanza? Perché un'arma del genere, io personalmente parlando, la preferisco su un personaggio full support. Barrett non è fondamentalmente un full support, ha delle meccaniche di debuff, ha il potenziale per essere il tank fondamentalmente del nostro gioco, che in un futuro magari non troppo lontano potrebbe prendere effettivamente piede come meccanica ufficiale, perché è stata già datamainata la materia che appunto infligge aggro, o comunque sono state già datamainate le abilità che comunque sia permetteranno all'avversario di concentrarsi su un unico obiettivo. Quindi scatenare l'aggro dal punto di vista di Barrett risulterebbe essere molto più interessante, dato che, come stavo dicendo, Barrett possiede comunque un gran numero di HP di base, una buona difesa fisica di base, quindi fondamentalmente parlando è il ruolo che secondo me è più congeniale al personaggio. E quest'arma secondo me, per quello che deve fare Barrett, non è esattamente il massimo. Barrett possiede comunque anche delle ottime armi che abbassano l'attacco fisico, che abbassano la difesa magica, quindi io sono sempre dal lato debuff, cioè nel senso io preferisco avere i debuff dalla mia parte piuttosto che i buff, perché comunque i debuff vanno a togliere qualcosa al mio avversario. Il buff sì, mi permette di ottenere qualcosa, ma se non tolgo nulla all'avversario non concludo niente, perché il mio avversario si può potenziare anche di 4-5 livelli a differenza mia, che comunque mi posso potenziare fino a un massimo di 3 livelli, quindi parto svantaggiato. È comunque una battaglia che non posso giocare alla pari, senza considerare il fatto che il gioco considera le battaglie come delle DPS race, quindi dobbiamo essere il più veloci possibili nel concludere la battaglia, e di conseguenza un'arma che buffa e che quindi non mi provoca un danno è praticamente una perdita di tempo, perché mi fa perdere tempo e non mi permette di fare danno. Quindi per come è strutturato il gioco e per come è strutturato Barrett, questa è un'arma che sinceramente non consiglierei proprio. Refined Abilities con Boost Heal e Fire Resistance, che al momento risultano essere un po' particolari. Il boost in healing potrebbe essere interessante per personaggi come Matt o come Eris, che giustamente almeno io personalmente utilizzo come dei supporti, anche magari offensivi o difensivi in base alla circostanza, ma per quanto riguarda Barrett sinceramente parlando è un'arma che non mi piace. Per quanto riguarda Eris invece sblocchiamo lo Snowflake, che dà l'abilità Snow Spell, dove abbiamo un danno elementale di tipo ghiaccio di 540% con debuff magico.
L'arma di per sé non è male, perché comunque danno ghiaccio più debuff incluso è una bella cosa. Diciamo che queste armi che danno, cioè che fanno danno e che danno anche il debuff, scusate il gioco di parole, sinceramente mi garbano. Mi piacciono parecchio. Il fatto che comunque ci sia un danno elementale collegato potrebbe essere un vantaggio o uno svantaggio, perché poi ovviamente se il nostro avversario resiste ghiaccio, praticamente otterremo solo il debuff, e in quel caso allora meglio utilizzare la Sun Umbrella, perché comunque la Sun Umbrella non è elementale, abbassa difesa magica e difesa fisica in contemporanea. È vero che ne riduce soltanto di 2 livelli fin quando ovviamente non la otteniamo ad overboost 6 almeno, però è comunque una buona arma di debuff. Questa diciamo che unisce utile e dilettevole, perché appunto facciamo danni e debuff, che potrebbe essere comunque una soluzione, però ovviamente una soluzione per quanto riguarda soltanto il comparto magico, perché appunto riduciamo la difesa magica. E per quanto riguarda la difesa magica abbiamo già tanti personaggi che effettivamente in un modo o nell'altro riescono a ridurre la difesa magica. Certo, Eris è comunque un personaggio centrale nel gioco, è uno dei personaggi su cui quasi tutti abbiamo investito bene o male per renderla come un supporto, con appunto Fairy Tail per le cure o comunque Sun Umbrella per i debuff, che comunque secondo me l'accoppiata Fairy Tail Sun Umbrella rimane una delle migliori al momento in circolazione per Eris, almeno secondo me rimane una delle combinazioni più forti per quanto riguarda Eris. Però ovviamente ognuno è libero poi di giocarsela un po' come vuole, perché ovviamente se poi avete come curatori altri personaggi, giustamente Eris potreste sfruttarla anche come DPS elementale. È uscita ai tempi anche l'arma elementale vento per quanto riguarda Eris, però personalmente parlando preferisco questa. È vero che l'arma elementale vento è molto più forte dal punto di vista offensiva, perché è un 800%, se non mi ricordo male, però è un 800% di danni puri, quindi senza debuff, mentre invece qui abbiamo il debuff, quindi è un 540 che però con debuff magico ci permette comunque di fare qualche dannetto in più. Quindi non dico che sono la stessa cosa, perché non sono la stessa cosa. Poi considerate anche il fatto che 540% sarà la potencies a overboost 10, quindi per chi avrà comunque 1-2 overboost massimo sarà probabilmente un 360 o forse addirittura sì, 360-380 dovrebbe essere, se non mi ricordo male. Quindi la potenza è decisamente più bassa. L'elemento è quello che in teoria dovrebbe permetterci di fare un po' più di danno, e poi il debuff che comunque sia ci aiuterà in un modo o nell'altro. Refined Ability, che boostano attacco magico e attacco ghiaccio, quindi boost elementale ghiaccio, che sono molto molto buoni in realtà, sia per Eris stessa, ma anche per chi come me possiede Sephiroth maxato, quindi ha la possibilità comunque di boostare danni di Sephiroth. Però ripeto, in questo caso se avete già un Sephiroth maxato o comunque avete un Sephiroth che effettivamente buildato come attaccante magico di tipo elementale, ha anche il vestito Arcanum che gli consente di essere ancora più forte, perché il vestito di Eris è praticamente l'Ice Mastery e non è l'Arcanum, che è diverso. Vi ricordo che Ice Mastery con Arcanum sono due cose diverse. L'Ice Mastery consente di aumentare il danno elementale, mentre invece l'Arcanum consente di incrementare l'abilità elementale. Quindi se noi abbiamo appunto un'abilità ghiaccio o un'abilità in questo caso ghiaccio, facciamo una percentuale di danno in base all'abilità ghiaccio, quindi è una sottile differenza che però comunque deve essere sottolineata, perché questo diciamo che fondamentalmente ci permette di essere un po' più aggressivi, però non è la stessa cosa, non è assolutamente la stessa cosa. Il vestito di Eris io dovrei avercelo qua, quindi ve lo faccio vedere nuovamente se magari lo voleste vedere. Però effettivamente parlando, la descrizione parla di Boost Ice Ability Damage, però non è l'Arcanum, perché tecnicamente c'è scritto Ice Mastery, quindi penso che sia il vestito che aumenti il danno ghiaccio
e non è come appunto quello di Tifa e di Lucia, che per l'appunto ha la dicitura Arcanum. Potrei sbagliarmi, però in teoria dovrebbe essere così, perché il boost in questo caso del ghiaccio si riferisce solo all'elemento, mentre invece l'Arcanum parla proprio di abilità nel vero senso della parola. Questo lo vedremo magari più nel dettaglio, perché potrebbe essere effettivamente un altro vestito Arcanum ghiaccio questo, solo che l'hanno scritto in maniera diversa, e quindi vedremo se poi effettivamente è un errore comunque di trascrizione, o comunque è una trascrizione intesa o comunque sottointesa e non effettivamente quella originale. Ma ripeto, non stiamo parlando di questo, perché comunque sia, per me sia l'arma che il vestito sono completamente off target per quello che è Eris, almeno per quello che per me rappresenta Eris nel gioco. Detto questo, non c'è altro da dire. Un peccato, perché comunque un banner di Natale me lo sarei aspettato un po' più succolento, per farmi pullare o comunque per invogliarmi a pullare. È anche un fattore positivo in realtà, perché avremo la Hell House e chissà se magari avremo un altro banner apposito per la Hell House, e poi ovviamente, come abbiamo già annunciato stamattina, avremo anche l'arrivo di Bahamut, e con l'arrivo di Bahamut chissà che magari non ci diano qualcosa di un po' più succoso. Detto ciò, questi sono i miei pensieri sul banner. Fatemi sapere voi invece cosa ne pensate, se ovviamente siete d'accordo o in disaccordo, e anche il perché. Mi interesserebbe sapere magari qualche opinione in più. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato d'aiuto, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!